sulle elezioni venete e segnatamente su questa prospettiva che viene proposta, cioè di pensare allo sviluppo di questa regione a partire da vita, famiglia e lavoro. Voglio essere molto chiaro, prima chiacchierando con il professor Bolzan ci siamo ricordati non solo di amici comuni ma anche di una comune ricerca che è quella in questi anni di aver cercato di produrre indicatori. Il professor Bolzan è, a differenza mia, un noto statistico, ma nella mia esperienza di attività anche accademica e culturale ho cercato molti anni dietro di far nascere, e siamo riusciti, un centro di ricerca interuniversitario tra le università di Bologna, Milano Statale, Milano Cattolica e Milano Bocconi sui servizi di pubblica utilità alla persona. Cosa sono i servizi di pubblica utilità alla persona? Sono quel compito che è stato affidato alla modernità e su cui la modernità è indietro, vale a dire cercare di ripensare il welfare moderno. La modernità è indietro nel senso che gli stati che si sono misurati, pensate ai diversi tentativi sia del New Labour di Tony Blair sia del suo successore Cameron attraverso il modello della Big Society, in realtà non sono riusciti ad andare oltre quello che è stato in tempi non sospetti la lezione della dottrina sociale della Chiesa, per esempio. Ciò non vuol dire che non si sia provato. Quali sono, diciamo, le cifre di riferimento per capire cosa può significare per il Veneto tutto questo? Ecco, una cosa che pochi sanno è che tra gli indicatori che rendono possibile poi allo Stato di dare i soldi alle regioni nei meccanismi di trasferimento, i soldi della sanità sono ancorati all'anzianità, cioè sono ancorati al fatto che quando si è vecchi, negli ultimi 4 mesi della vita di una persona, si spende l'equivalente di tutta la vita di quella persona dal punto di vista dell'impegno del Servizio Sanitario Nazionale. Ovvio che a questo punto cosa succede? Che le regioni che hanno più vecchi hanno più soldi, proporzionalmente e anche come cifra assoluta. Quindi manca completamente, dal punto di vista dell'assunzione di responsabilità di chi deve garantire il vivere civile, il tentare di scommettere sui nuovi nati e quindi sulle famiglie che nascono. Ora, vi rendete conto che organizzare i numeri non è un atto neutro. Organizzare i numeri e disegnare alla luce dei numeri il modello di sviluppo di una regione, di un territorio, di un'area geografica dove magari c'è molta densità di popolazione, è una sfida inenarrabile.